do the Harlem sh- E bello a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, sono Ale, come notate quest'oggi siamo qui arrivati su VRC5, quindi su Rally. Ragazzi, spero che questo gioco vi possa piacere e non lo porterò sul canale, non lo porterò perché comunque non è il gioco completo, questa è la demo. Comunque mi piaceva provarlo con voi e quindi volevo portarvi una gara. Quest'oggi siamo sull'asfalto o sulla terra, non lo so, vediamo. Ok, sì, siamo sulla terra più o meno, perché 30% ghiaia, 70% sabbia. Siamo sulla terra. Se volete un nuovo video, mi raccomando, raggiungiamo i 20 like e vi porto il video sulla neve, che è tutto più difficile sulla neve, ragazzi. Sulla neve veramente è complicatissima la storia. Comunque ci ho giocato poco, troppo meno ci ho giocato, ed è veramente realistico, cioè nel senso che se noi facciamo, ecco, se noi facciamo troppi botti, oppure botti comunque considerevoli, si potrebbe rompere il cambio. Se si rompe il cambio, buttiamo la macchina, cioè la macchina si ferma e non ci fa più correre. Quindi veramente realistico il gioco, una grafica veramente spettacolare, perché mi sta veramente piacendo la grafica. E a me piace giocare da dentro, perché comunque ti dà più la sensazione di stare in macchina. Quindi, però, se voi volete, vi porto il gameplay su da fuori, quindi la macchina, si vede l'intera macchina. Basta che provate a sapere questo nei commenti, vi ve lo porto, che si vede l'intera macchina, quindi non ci sono veramente problemi per me. Comunque stiamo gareggiando veramente bene, a parte l'inizio che abbiamo fatto quel botto, poi per il resto stiamo andando benissimo. Ecco, ho parlato. Vabbè, l'importante è che comunque non rompiamo il cambio o qualche altra parte importante della macchina. Vai così, vai così. Ah, frena. Ottimo, vai, vai, vai. Parte, parte, bello così parte. Vai, bello. Sto un pochino zitto perché sono... sto concentrato, perché devo sentire bene anche quello che mi dice la guida, perché mi dice le curve, sennò non so dove andare. Bella sta curva, mi è piaciuta. Allora dobbiamo andare. Oh, non ci abbiamo messo su due ruote. Piano, stiamo in salita. Ok, andiamo, siamo su linee. Ottimo. Vai, vai, vai così, vai così, vai così. Comunque, spero che questo video vi possa piacere. Mi raccomando, vi ricordo, a 20 like vi porto il video dove corriamo sulla neve, che è difficilissimo. Cioè, questo qui è difficile su ghiaia, quindi su terra è difficile, ma sulla neve è ancora più complicato. È qualcosa veramente di pazzesco sulla neve. Comunque la macchina perde completamente il controllo, quindi ci potremmo veramente divertire lì. Bello, bella sta curva, mi è piaciuta, passa bene. Sinistra 3 meno. Ok, ho capito. Bella questa! Poi tiriamo un pochino la fermata, almeno la abbiamo anche un pochino sta macchina. Ah, va tranquillo proprio, tranquillo proprio. Bella così. Dobbiamo scende. A mano e si va, e si va, e si va, e si va verso l'ultimo due curve. Queste dovrebbero essere. Bella così, derapata.
Mamma mia, ormai qua le tiravate le sto facendo con ogni curva anche fatte bene, più o meno. E siamo arrivati, dovremmo essere quasi arrivati. 50, accordo, completato. Esatto, boom, arrivati. Arrivati, vediamo quanto siamo, che tempo abbiamo fatto. Vabbè dai, terzi, comunque c'è Sebastian Loeb, ha fatto 4.21. Sono comunque forti loro, anche perché li guida il PC. Comunque ragazzi, spero che questo video vi è piaciuto. 20 like, vi porto la sfida sulla neve. E sempre ricordate, bombare su, commentare, condividere, iscrivetevi al canale, passate il link sotto in descrizione, pagina Facebook e Instagram Gaming. E noi ci vediamo con il prossimo video. E bella regà!